credo sia una scelta di grande responsabilità. Quindi, si è dimostrato essere veramente il servo dei servi di Dio anche in questa scelta, cioè prendere coscienza che guidare una comunità, che è quella dei cristiani cattolici, non è semplice. Purtroppo oggi non ci sono nel mondo tante persone che riescono a guidare con questa responsabilità e lo vediamo oggi intorno a noi. Che sicuramente dovrà essere stata una decisione sofferta, soprattutto visto l'attaccamento ai fedeli di questo Papa. Ha fatto bene. Con tutti gli scandali che ci sono stati, non poteva. Ma non aveva più la forza di imporsi, probabilmente. Perché noi vediamo quello che c'è fuori, non vediamo quello che c'è dietro. Evidentemente aveva troppe pressioni. E quindi non ce la faceva più. Se devo essere sincero, non mi ha fatto né caldo né freddo. Perché il Papa, quello che... come si chiama? Papa Giovanni, quello di prima, quello è stato il migliore per me. Lì per lì non ci credevo proprio, ecco. È stata una grossa sorpresa. Era un po' irresponsabile, mi sembra, del Santo Ufficio. Perciò una persona, come si dice, un professore che sa quello che faceva, non è che si inventa da notte al giorno, insomma, ecco.